Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Ragazzi, oggi vi racconto le notizie più importanti del mondo dell'auto della terza settimana di dicembre. Quindi andiamo avanti e parto con la nuova Ford Focus MK4. Perché? Perché abbiamo certe indiscrezioni che parlano di questa nuova macchina e sappiamo che ne avrà una potenza di addirittura più o meno 400 cavalli. Fin qui tutte buone notizie, dopodiché vi devo dare magari le notizie che non sono tanto buone. Perché? Perché avrà un sistema di trazione integrale, anche questa è una notizia positiva, ma non sarà un sistema di trazione integrale in maniera tradizionale. Si utilizzerà un motore elettrico che in teoria dovrebbe propulsare le ruote posteriori. Perché questa è una notizia cattiva? Beh ragazzi, perché dove si esaurisce la batteria, la macchina diventerebbe a tutti gli effetti una macchina a trazione anteriore e che porta dietro di sé un pezzo morto. Beh, vediamo se alla fine questo accadrà o meno, ma sembra che andrà così. Ha molto senso, ragazzi, perché quanto più alte sono le emissioni di una macchina, ovvero un motore più potenza, più emissione ha, più devi pagare penali dentro dell'Unione Europea. Quindi vediamo un po' cosa fanno. Per ora le premesse, vediamo, sembrano così così. Dopodiché pedaggi, aumento bloccati ragazzi fino al 2020, almeno fino a giugno. Buone notizie, logiche, logiche dopo di quello che è accaduto. Quindi vediamo come va, cosa si fa con le autostrade italiane. Dopodiché Ferrari, ragazzi, SUV puro sangue farà il suo debutto nel 2021, ma ho notizie positive. Perché? Perché parliamo della Hypercar Ferrari. Nel 2023 dovremo vedere la Hypercar Ferrari e parliamo di una vettura che ne avrà un motore V12 aspirato, trazione posteriore e un peso ridotto. Premesse molto ma molto buone, vediamo cosa combina la Ferrari. Dopodiché 500 elettrica, vi parlo di questa macchina un pochino solo per farvi vedere qualche foto spia che abbiamo ora. Tuttavia non abbiamo nessuna scheda tecnica ufficiale, ma almeno qualche foto c'è. Dopodiché la Yaris GR, perché vi parlo ancora un'altra volta di questa macchina? Perché sembra che ci sarà una versione ancora più estrema di questa macchina. Stiamo parlando di qualcosa addirittura intorno ai 300 cavalli e molto meno peso. Parliamo di pannelli, delle porte in carbonio, un sacco di carbonio, boh, almeno quello è quello che ci dicono. E ragazzi, un peso addirittura intorno ai 1200 kg, quindi niente male. Dopodiché la McLaren Speedtail, ragazzi, vi parlo di questa McLaren perché? Perché ha raggiunto la velocità massima di 400 km orari, che era la velocità massima della macchina, bensì 30 volte nei test. Quindi pazzesco. Vediamo come va avanti. Molto interessante questa macchina della McLaren. Vediamo se la Ferrari con la nuova Hypercar riesce a fare qualcosa di simile. Beh, dopodiché ragazzi, la Corvette C8. E vi parlo di questa macchina perché ha fatto un giro al Nordschleife di 7 minuti 28 secondi, che non è male. Non è la Corvette più veloce di sempre, quella è la C7706, ma ci va davvero vicino. E soltanto ragazzi stanno cominciando a fare queste prove, quindi questo non è il settaggio definitivo. Quindi vediamo come va, ma sembra che può essere ancora più veloce. Dopodiché il nuovo Insignia, Opel Insignia, ragazzi, sembra diventerà un altro SUV. Quindi è l'andamento del mercato, tutto diventa SUV. Triste. Dopodiché Megane. E Megane, ragazzi, subirà un restyling che dovrebbe fare debutto a breve. Vi lascio l'unica foto che ho, tuttavia, con la macchina coperta, ma a breve dovremo vedere questa nuova Megane. Dopodiché la Golf MK8 GTI. E vi parlo di questa macchina perché abbiamo certe indiscrezioni anche qui e si parla di un motore normale 2 litri turbo senza nessun aiuto elettrico, potenza di 245 fino a 290 cavalli, quindi interessante. Dopodiché la Mazda MX-5 o la Miata,
E vi parlo di questa macchina perché dovrà vendere l'anno prossimo un 20% in meno, almeno nelle versioni con il motore 2 litri turbo. Perché? Ragazzi, di nuovo, se tu vendi una macchina che emette tanto nell'Unione Europea, cominciano a scattare delle penali e i costruttori non vogliono questa cosa. Quindi, povera Mazda MX-5, ma purtroppo è una vittima dei nuovi criteri di emissione delle norme attuali. Dopodiché, ragazzi, una notizia un po' triste: cinture di sicurezza, ragazzi, le percentuali parlano chiaro e non sono dati molto, molto positivi. Allora, chi li indossa? 82% al nord, parliamo di 67% al centro e soltanto il 40% quasi al sud. Quindi, ragazzi, ci dobbiamo dare una mossa, perché incidente con una macchina, se non hai le cinture di sicurezza, puoi avere 300.000 airbag, ragazzi, sei messo malissimo. Quindi allacciatevi sempre le cinture, ragazzi, una cosa importante. Dopodiché parlo della Tesla, e della Tesla ho tanto da dire, ragazzi, perché Elon Musk deve essere davvero contento. Allora, parliamo che le azioni della Tesla, ragazzi, hanno raggiunto un valore di $420. Pazzesco, ragazzi, pazzesco, non se l'avrebbe aspettato mai nessuno. Dopodiché, aggiornamenti per l'autopilot della Tesla, e si aggiunge il comando vocale e un nuovi giochi. Quindi questa nuova, la Tesla sempre ha fatto queste cose, vediamo se sembrano interessanti. Dopodiché Model 3, ragazzi, vi parlo della Model 3 perché sembra che ci sarà un aggiornamento di questa macchina, e si parla di una batteria di 100 kWh, ragazzi, enorme, la stessa batteria che ne ha la Model S. Quindi, ragazzi, pazzesca. 640 km più o meno, ragazzi, di autonomia, e avrà modalità ludicrous. Quindi questo è quello che si sembra aver trapelato dal codice della Tesla Model 3. Dopodiché vi parlo per ultimo della Cybertruck. Perché? Perché sembra che diventerà illegale in Europa, almeno quello che ci hanno detto della DAC, che è l'ente che si dedica con la Euro NCAP a fare i crash test. Quindi vediamo come va, se accade questo o meno. Per ora è quello che ci hanno detto. Beh, ragazzi, per ora è tutto, vi ho raccontato le notizie più importanti di questa settimana. Sicuramente ci sarà dell'altro o c'è dell'altro, ma queste mi sembra che siano le notizie più importanti. Beh, ragazzi, questo è tutto, vi auguro a tutti un bellissimo Natale, buone feste, e ci vediamo sicuramente alla prossima. Ciao a tutti.